Ciao gente, oggi siamo tornati nel CD Green Steve. So che era da molto che lo chiedevate, anche perché eravamo arrivati in un punto abbastanza importante. Quindi sì, mi sembra il caso di riniziare. Questo sarà il primo episodio della seconda stagione, quindi. Fatti sapere anche se volete che lo continuiamo. So che vi piace, quindi fatemi sapere con un like se volete che ne facciamo tanti altri. E niente, andiamo in gioco. Ok, caricamento del terreno. Vediamo dove eravamo rimasti. Ok, eccoci qua. Ok, sì, mi ricordo tutto comunque. Sono andato anche a rivedermi l'ultimo episodio. E stavamo costruendo la nostra nuova base. Ok, facciamola, dai. Qua tutto ok. Sembrerebbe di sì. Quindi vediamo. Ah, ok, qua stavamo già sistemando delle cose. Sapete una cosa che dovremmo fare? Che stavo pensando, una bella Ender Chest. Per tenere al sicuro tutte queste cose. Perché come sapete l'Ender Chest, solo il proprietario dell'Ender Chest può prendere il contenuto. Lo so raccolto. Ho distrutto. Che cavolo sta succedendo? Non ne ho idea, però ho sentito anche una pecora, vabbè. La pecora ci servirebbe per fare il letto effettivamente, perché non abbiamo un letto, allora andiamo a prenderla. Se non sbaglio comunque non registrando avevo già fatto qualcosina qua. Avevo messo la chest, forse avevo preso anche un po' di cibo, non mi ricordo. Ok, non vedo altre pecore, fantastico. Comunque, ricapitolando, quello che dobbiamo fare ora, perché forse in questo mondo c'è Herobrine ora e potrebbe aiutarci. Quello che dovremmo fare sarà tornare alla croce, provare a fare qualche domanda, magari passiamo anche dall'altare, vediamo se è tutto ok. Controllare anche la piramide per vedere se c'è qualche traccia di Green Steve. E niente, direi di fare questo intanto. Lasciamo qui quello che non ci serve, però per ora tutte le cose di valore le porteremo con noi. Perché non abbiamo un posto ancora sicuro, quindi anche questo direi di portarlo con noi. Ok, andiamo ora. Dobbiamo andare all'altare. Ho visto qualcosa di verde là, no? Ok, lo sto attento. Ah, c'è una pecora là sotto. Due pecore, ah, ok, là ci sono delle pecore, semmai dopo le prendiamo, sì, facciamo il letto. Allora, direi di andare a controllare l'altare, come dicevo. Andiamo magari in modo un po' furtivo, perché non vorrei che qualcuno fosse qui. Ok, no, non facciamoci vedere, non facciamoci vedere. Come previsto c'è qualcuno lì. Non voglio avvicinarmi ora, non avrebbe senso. Anzi, sapete che facciamo? Facciamo così, aggiriamolo. Non so se sia il caso di avvicinarmi, sinceramente. Vorrei provare. Poi a parte se è già andato. No, ancora. Ok, vorrei parlare con lui però tramite la croce. Un incontro così ravvicinato non penso c'è il caso per ora. Comunque sì, effettivamente ieri l'abbiamo evocato ed è qui. Non so cosa stia facendo lì all'altare. Non so, magari lo scopriremo. Non lo so. Ok. Cosa ho visto là? Guardiano. Ok, là c'è un guardiano. E infatti c'è quella con la croce. È intatta. Potremmo fare una domanda. Però quel guardiano là da dove arriva? Facciamo così, facciamo una domanda velocemente, dopo andiamo a vedere quel guardiano là dove sta andando. Perché sembrava abbastanza spedito in una direzione. Non mi ricordo se i vigili ci avevamo messi al sicuro. Cavolo, mi è venuto questo dubbio. Mi è venuto un dubbio, non mi ricordo se avevamo messo i villici al sicuro. Allora, facciamo una cosa rapida qua. Dopo corriamo al villaggio. Cartelli, velocemente. Chiediamo se è qui, anche se sappiamo se è qui. Anzi, sappiamo che è qui, meglio chiederlo. E vediamo se può risponderci. Ma mettiamo sì e qua no. Ci risponde, effettivamente questa è proprio la sua croce. Mentre quella di ossidiana o quelle di ossidiana sono di null. Perché ricordiamoci che abbiamo avvistato anche null in questo mondo. Però c'è. Sì, c'è un guardiano che gira per di qua. Vabbè, sono fuori. Stanno buttando giù una porta anche. Tossi resto in mano.
qua. Oddio che casino. Wow. Quanti cavolo sono? La porta è ancora intatta, ok. Hanno spine anche. Però sì, con la nostra spada riusciamo ad affrontarli bene. Ok, raccogliamo. Torsi di resto non hanno anche. Mentre è già pieno, infatti spine hanno. Vabbè, noi abbiamo l'armatura del guardiano che è sicuramente migliore. Qualcuno ha pensato a salvare questo villico. Non abbiamo messi noi quelli. Ah, perché la porta la stanno per rompere. Oddio. Forse è meglio non toccare. Entriamo da qua magari. Pastore. No, qualcuno a quanto pare ha pensato di salvarli. Gli smeraldi qua. Che sembrano comunque essere come quelli dell'ultima volta. Se non erro, se non erro. Vediamo se ci risponde. Anche l'alba ora. Vabbè, attendiamo un attimo. Tanto di tempo comunque ne abbiamo. Ok. E infatti. Ecco. La risposta. Perfetto. Questa è la conferma. Infatti comunque l'abbiamo visto. Non so se possiamo chiedere qualcos'altro. Visto che ci siamo. Proviamo a chiedere se può aiutarci. Qua mettiamo sì. Qua mettiamo no. La cosa particolare di questa croce è che ha la forma sotto come quella di Nulle, non di Irobrain. Però la croce è di Irobrain, questa muschiosa. Vediamo se può aiutarci. Devo attendere un attimino comunque, Non ho atteso tanto, però un pochino ho aspettato. Mi sono anche un attimo allontanato. Per ora nessuna risposta. Non è che sto sperando molto, forse devo allontanarmi come facciamo di solito. Oh, ecco. Perfetto, di nuovo sì. Quindi sì, effettivamente può aiutarci, perfetto. Era proprio quello che volevamo. Quindi dai, togliamo i cartelli. E andiamo. Non so come procedere, io direi di dare un'occhiata alla piramide. Lasciamogli un grazie, magari. Qui, magari. Magari sì, ci vuole proprio aiutare perché noi abbiamo evocato, abbiamo dato vita, insomma. Allora lui può aiutarci, ecco, a fare questa cosa. È giorno, perfetto. Non male. Allora, dovremo controllare la piramide. Vediamo che... Vabbè, è proprio mezzogiorno, quindi potremo anche... Anzi, prima facciamo una cosa. Controlliamo per bene il villaggio. Quindi andare là. Perché qui i guardiani non mi convincono troppo. Ma qui abbiamo preso un villico. Almeno sembra. Anche qua. Sì. Ah, mancava giusto quello là da chiudere. Cioè, proprio ci siamo dimenticati, qualcuno ha pensato per noi, ecco. Stavo pensando, per fare l'Ender Chest, se... Non mi ricordo com'era lo spawn dei mob qui. Però da quel che ricordo non era molto frequente. Dovremmo per forza farlo nel Nether. Oddio, c'erano fortezze, mi sembra. Nel Nether, diamo un'occhiata ora. Non mi ricordo se c'erano fortezze.
Basterebbe trovare un Enderman. Tutto molto tranquillo. Ok, là c'è altro portale. Ok, sento appena adesso un gas, un zombie, perfetto, no. Ok, mob spawn, perfetto. Quindi in teoria dovremmo riuscire a trovare anche un Enderman. Questa spada che cavolo ha? Ha saccheggio 3, quindi in teoria ne basterebbe un End... Cavolo è stato? Mi sembra che sia un rumore inquietante, ma non so se passano i sottotitoli, forse non me ne sono accorto. Beh. Ok, c'è anche un ghast, no? Quindi sì, basterebbe trovare un Enderman. Siamo tanti però qua. Se abbiamo tutto tranne un arco, ottimo. Dai. Dai. Dobbiamo farcela. Ok, sto sprecando frecce, come hanno detto. Ottimo. Sarebbe il caso anche di farne due, una nella base e una nascosta, così se uno ci rompe quella nella base, abbiamo sempre un'altra, quindi le cose non andranno perse. Il problema è... dove? Trovare un Enderman. La fortezza la troviamo prima o poi, qui basta girare un attimo, però l'Enderman, se non spona, difficilmente lo troveremo. Ah, pacchetti di blitz ce l'abbiamo già anche, volendo. Qua niente. Ah sì, la vecchia piramide là. Vabbè, facciamo così, torniamo e esploriamo la piramide. Semmai se troviamo un Enderman, meglio. Se non lo troviamo passiamo. Ma ciao. Dammi l'End. Perfetto, due. Perfetto, perfetto, raccogliamola. Beh dai, un po' di fortuna ci sta. Non male. Ora dobbiamo fare però una cosa pericolosa. Molto pericolosa. Controllare la piramide. Voglio vedere se c'è qualcosa, qualche movimento, qualcosa di nuovo. È anche notte, luna piena. Ok. Di solito di notte Green Steve usciva dalla piramide, mi ricordo. Quindi forse lo dovremmo incontrare anche per strada. Siamo attenti, andiamo zoomando, così se c'è qualche movimento in lontananza lo vedremo. Là c'è la piramide, come vedete. Un ragno anche qui. Un altro Enderman. Io direi di ammazzarlo. Quindi ma spawnano a quanto pare. Un ragno. Un creeper anche. Interessante questo. Ok, mi ha dato anche un Ender per meglio. Avevo visto anche un creeper, ok. Ok, mob spawnano. Adesso non proprio frequentemente. Però adesso controlliamo per bene la piramide. Torsi il resto, no, ma quella c'era già da un bel pe... ho visto qualcosa di verde. Dove c'è la porta? La porta è chiusa con i blocchi di smeraldo. E c'è un cartello. Passi. Sembrerebbe di no. Il cartello comunque è rivolto verso la piramide. In teoria quello che c'è scritto è riferito a Green Steve. Tutto chiuso qua. Sì, tutto chiuso. Controlliamo il cartello allora. Questo è interessante. È scritto una domanda. Tipo, sei spaventato o impaurito? Ok. Forse ho capito. Chi l'ha messo questo? Penso che avete intuito anche voi. Però vorrei dare un'occhiata qua dentro. Qua forse è... come ho detto.
certo. La piramide è completamente chiusa da questi blocchi? No. Vabbè, dai, proviamo. Ok, spada in mano. Voglio richiuderla dopo, ovviamente. Mi sono preparato già i blocchi. Ok. 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 Non voglio però andare io. Secondo me ci penserà qualcun altro qui. Almeno. Penso di aver intuito questo. Penso che avete intuito il tutto. Ok, io direi un attimo di tornare alla base. Facciamoci l'ender chest, così almeno possiamo mettere al sicuro le cose. In un'altra ender chest invece la nasconderemo in giro. Dopodiché vedremo un po' come fare. Se non sappiamo cosa fare, potremo controllare l'eremita, potremo controllare anche la croce, magari faccio qualche domanda, proviamo a chiedere come possiamo, cosa dobbiamo fare, o se si pensa a lui. Beh, già che ci siamo, passiamo anche dall'altare, magari c'è qualcosa lì. Ok, non mi ricordo neanche se avevo preso il disco, mi sa di no. Però qua, ok, non c'è nessuno. Manca, vabbè. Ah giusto, mettiamo qualche pecora, così ci facciamo il letto almeno. C'è una pecora qui, io ne avevo vista un'altra. Eccola qua, perfetto. Ok, sistemiamo un attimo la base, così almeno stiamo tranquilli. Ormai dovrebbe essere, sì, anche l'alba. Perfetto. Oh. Ok, questi non c'erano prima. Due cartelli. Guardate qua. Questo è sicuramente Yirban, non ho la certezza. Dammi la spada, posso aiutarti. Ecco come può aiutarci. Se noi gli diamo la spada, gli potrà aiutarci. Penso che intenda questa spada, non questa. Io direi di rischiare. Cosa dite? Facciamo così, faccio un sondaggio. Perché come sapete Yirman, sì, non so, non potrebbe, potrebbe essere sì alleato con noi, visto che l'abbiamo evocato e mi ha dato vita. Però non so se dobbiamo fidarci così tanto dandogli la spada. Per dargli la spada non sarà un problema, possiamo dargli o la croce, mettiamo un cartello, un item frame, come si chiama. Oppure lo mettiamo sotto al suo altare la spada. Però faremo così. Quando state vedendo questo video, sicuramente avrò fatto un sondaggio su Instagram con due opzioni, ovvero diamo la spada o non diamo la spada. Andate in descrizione oppure anche nei commenti, metterò il link di Instagram e nelle storie troverete questo sondaggio. Cliccate lì e votate. L'opzione che sceglierete voi, quella che vincerà, noi faremo, sarà o dar la spada oppure rifiutare. Quindi sì, ripeto, in descrizione troverete il link di Instagram. Le farò il sondaggio nella storia quando uscirà questo video. Il sondaggio durerà 24 ore. Allora, facciamo un attimo di spazio qua. Mettiamo un po' di cose. Per ora comunque voglio tenere tutto al sicuro. Ok, mi sembra di avere una crafting table, ma mi sa che l'ho persa qualche parte. Ok, togliamo questi cartelli, allora sappiamo cosa c'è scritto. Ci facciamo il letto, giustamente. Se c'è un po' di paura, vorrei fare nero, se è possibile. Un calamaro, quel che... Quanto pare no. Si è frizzato un attimo nel gioco. Allora facciamo giallo, dai, per variare. E so che non è così essenziale, soprattutto in questo seed, però volevo farlo. Direi comunque di stare attenti, perché se Green Steve comunque è in pericolo, sicuramente farà qualcosa. Di certo non si sarà rinchiuso da... O sta progettando qualcosa all'interno della sua piramide. Quindi direi comunque di stare molto ma molto attenti. Quindi niente, io concludo qui, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se volete altri episodi, ovviamente fatemelo sapere lasciando un like o un tac, oppure per i più esperti un leak. E niente, ricordatevi il sondaggio su Instagram. E boh, ci vediamo al prossimo episodio. Probabilmente domani, prossimo video, domani. O forse live, chi lo sa. Comunque, in ogni caso... Alla prossima. Ciao ciao.